alle volte mi viene tanta rabbia, per quello anche poi ogni tanto sbagliamo certi linguaggi e forse urliamo un po' troppo, forse. Però è complicato quando tu vedi così tante ingiustizie. Oggi hanno ammazzato, ieri hanno ammazzato un altro bambino, la mafia, e il Presidente della Repubblica si ostina a non andare a testimoniare sulla trattativa stata mafia. Dovremmo scrivere tutti quanti a Napolitano e ricordarvi una frase che uscì fuori quando fecero saltare qualcuno in Borsellino. E chissà che coloro che hanno, che sanno qualcosa su quegli omicidi non ci siedono accanto in Parlamento, no? La mafia è silenzio e il Presidente della Repubblica, ahimè, incarna il silenzio in questo momento. Non va a testimoniare, non va a dare una mano ai giudici di Palermo, a degli eroi che rischiano la vita, a cancellare le telefonate. È un disastro. Di fianco a noi si siedono lobbisti, gli autisti dei camorristi, dall'altra parte, dalla parte del PD, oggi hanno chiesto l'arresto di un deputato per truffa, riciclaggio, associazione a delinquere, chi più che davvero tanti capi di imputazione. Questo è il Parlamento, e i più politici, quelli che sembrano più politici, vari, i Cooper, no? La sera si sfogano su social network dicendo: avrei voluto fare un modo, però alla fine ho votato nell'altro. E quando li incontriamo la mattina nervosi, se ci va bene nervosissimo, l'altro mattino che fuma sigarette nel cortile e parla al plurale come Maradona. Noi vogliamo fare delle cose, noi adesso creiamo una corrente importante, noi vogliamo comunque pungolare il PD. Ma se ci va bene, Pippo, quanti siete noi? Sono da solo. Ma te ne vai? Adesso sistemo delle cose. Non so se vi ricordate Renato Pozzetto nel, come si chiama quel film, Il ragazzo di campagna, che lo chiama la madre e dice: ma come va? Ho delle ottime prospettive per il futuro. Ve lo ricordate? Questo facilità. Ma come va il partito? Cioè, abbiamo delle ottime prospettive per il futuro. Ti dice questo. Uberlo che si permette di elogiare Gramsci, Berlinguer in aula, i deputati gli fanno l'applauso e cantano bella ciao, mentre regalano 7,5 miliardi di euro di soldi nostri alle banche private. Allora il male vero dell'Italia, come disse a Lady Tagliola, non è soltanto il malaffare, è l'ipocrisia, perché ci impedisce di renderci conto della verità. Ipocrisia che ci fa credere che la sinistra sia stata meglio della destra, ma quando mai? Io ho sempre votato a sinistra, poi mi sono disintossicato, come ho detto sotto. Lo potete fare anche voi. È difficile, bisogna accettare il fallimento. Qui questa è terra, sì, di bambini, dovete parlarci, dovete lasciarvi sfogare, farli sedere, farli capire che non sto scherzando, ci vuole del tempo per metabolizzare un po' il fallimento. Uno si sente anche frustrato, a me è capitato così, si sente anche frustrato a dover accettare di aver sbagliato tutto, ma è l'unica soluzione. Pensate che è venuta a trovarci in Commissione Affari Esteri la Fiorella Mannoia, che è certamente una donna di sinistra, e ci ha fatto un bellissimo discorso, cioè, per me è stata dura, lei ha votato 5 Stelle e ci segue, poi ha delle perplessità su alcune cose legittimamente, ma ci segue, ci sostiene, e ci diceva: per me è stato molto complicato buttare giù delle barriere, delle strutture messe su da tanto tempo, ideologiche. Ragionare per partito preso, basta, quella roba è finita. Esistono le idee buone, le idee non buone, non esistono più le ideologie ma le idee logiche. Cerchiamo di uscire da questo paradigma.